Ragazze, ciao a tutte, eccomi con un nuovo video. In questo video vi volevo far vedere delle cosine che mi hanno gentilmente omaggiato la ditta che si chiama Nijoli, se ho pronunciato bene. In tal caso che la ditta mi corregga sotto, perché la mia pronuncia è un po' così. Comunque, poi tanto nell'info box vi metto qualsiasi informazione, quindi vi metto il link del sito, il link di quello che ho acquistato, che mi sono fatta mandare e tutto il resto. Quindi è questo sito che appunto mi ha omaggiato di queste cosine scelte da me e ho scelto la maschera nera. Aspettate che alzo un po'. Ok, la maschera nera perché sono in cerca di una maschera nera che funzioni. Allora, siccome come sapete l'ho presa una al Cosmo Prof, ma francamente dopo averla provata diverse volte ho notato che non mi è piaciuta. Quindi ho visto che lì sul sito ce l'avevano e ho preso questa qui. E francamente ora poi la riuserò altre volte, però mi sembra un'ottima maschera. Come vedete è proprio nera. Ed è molto più corposa rispetto a quella che ho preso su al Cosmo Prof. Francamente, a parte che è più grigia, questa invece è proprio la maschera nera. E i miei punti neri sono molto tremendi, specialmente sul naso, quindi insomma ammetto che anche questa fa un po' di fatica, però la pelle la sento molto meglio rispetto all'altra che ho preso. Quindi poi farò una prova su mio fratello, che lui veramente poverino è pieno di acne, e vediamo un po' il risultato, vi farò sapere con più certezza. E questa maschera l'ho pagata il prezzo di 3,79 € ed è un bel tubone. Ora qui gli ml, cioè eccolo qui, quindi insomma è parecchia quantità, cioè ci fate alla grande. Poi mi sono fatta mandare queste due piastrine per stamping, come sapete io adoro gli stamping, e una è fatta così, mi vedo riflessa, con tutti questi lecca lecca, e l'ho già provato, ve l'ho lasciata un po' sull'unghia fatta un po' così a cavolo, ed eccolo qua, ho già portato via il gambetto. L'ho provata un attimo veloce veloce per vedere se comunque sia sono ben disegnati, perché alcuni le trovi talmente insomma, incisi male che non prendono nemmeno lo stamping. Invece questo prende molto molto bene. E poi ho preso questo qua con gli unicorni. Visto che ora è il boom degli unicorni, mi sono attrezzata. E anche questo tranquillamente stampa divinamente. Le piastrine le ho pagate 3,99 € l'una. E questo è ciò che al momento mi hanno omaggiato, quindi le ringrazio per questi omaggi perché fanno sempre molto piacere. Guardavo se dietro c'era scritto qualcosa. Comunque si scrive così, ve lo faccio vedere. Questo è il sito che, ripeto, vi metto tutto nell'info box, vi metto degli stamping, della crema, anche questo qui sotto ce l'hanno nel sito, anche questo se ve lo ritrovo ve lo metto insomma, nell'info box. Allora, per quanto riguarda le spese di spedizione, varia ovviamente in base a ciò che prendete, variano le spese. Quindi quello dovete vedere a fine ordine.
il tempo di consegna sono in Europa dalle 3 alle 5 settimane e mi specifica in Africa dalle 5 alle 8 settimane. Se in caso non ti trovano a casa, poi lo andate voi a ritirare direttamente, insomma, le poste poi il giorno dopo. E mi hanno lasciato molto carinamente anche un codice sconto che io vi metterò nell'info box, quindi per chi fosse interessato a dare un'occhiata o comunque ad acquistare qualcosa sul sito, mettete il codice sconto che vi metto nell'info box. Allora, sicuramente ci prenderò altre cosine perché ho visto che veramente hanno tante 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 cosine. L'unica cosa è trovare il tempo di spulciare tutto il sito perché veramente c'è il mondo. E loro sono stati molto carini, quindi se avete bisogno anche di chiedere, insomma, vi rispondono abbastanza velocemente. Mi sembra di avervi detto tutto. Mi raccomando, date un'occhiata all'info box che vi metterò tutto lì e vi mando un bacione. Ciao!